Da ormai oltre 15 anni il Merano novembre è un momento importante di confronto nel nostro mondo, perché oltre alla possibilità di degustare e di far conoscere i nostri prodotti dall'Italia tutta agli interlocutori commerciali, è anche un momento proprio di scambio, di valutazioni sulla vendemmia appena finita, mercato, nuove tendenze, e insomma è un momento di festa e di lavoro non faticoso. Io ho approfittato appunto di questa situazione perché, essendo uno dei 12 protagonisti del libro fatto nel 2013 da Oscar Farinetti, mi ha messo in condizione di essere qui alla presentazione in questa platea molto appassionata e soprattutto non locale, ma erano presenti circa oltre 100 persone. Il grande vino italiano esiste, diciamo, dagli anni 80, grande anche sotto il profilo dei volumi, perché prima c'era qualche leader che faceva una qualità alta, ma era troppo poche le bottiglie in giro per il mondo. Ecco, essere un artigiano, uno che è insieme a dei nobili, a delle persone che hanno segnato dei territori, dei vitigni, insomma una cultura economica ed enologica, ogni tanto mi fa un po' pensare. Dico, uno che va sul trattore, uno che sta in cantina, accende e spegne la pigiatrice, uno che governa gli uomini alle 8 di mattina in vendemmia e alle 6 e mezza di mattina in maggio, giugno e luglio, perché voglio che le vigne abbiano una traccia artigianale, è conscio che se noi non crediamo nell'artigiano, la nostra Italia non è, come si dice oggi in televisione, che è destinata a migliorare, ma è destinata a peggiorare. L'Italia migliorerà solo se daremo l'opportunità agli uomini di fare gli uomini e agli uomini liberi di esprimere il loro pensiero in maniera ovviamente etica, ovviamente rigorosa, ma non in maniera vessata, perché noi non possiamo continuare a definirci vignaioli, fabbri, falegnami, pastori e continuare ad avere dei rapporti burocratici con mezzo mondo. Noi abbiamo delle leggi della natura da rispettare, abbiamo sufficiente buonsenso, sufficiente cultura, sufficiente credo per avere anche sufficiente dignità. L'Italia si salverà solo se crederà nell'artigiano. L'artigiano produrrà cultura, economia e soprattutto formerà i giovani che, oltre al fattore dell'istruzione, dovranno avere anche un fattore culturale, un fattore pratico, un fattore umano, perché senza umanità non si va da nessuna parte.